La copertina di oggi, 4 marzo 2022, nono giorno di guerra in Ucraina. Il peggio deve ancora arrivare. Nubi sempre più minacciose si addensano sul cielo di Kiev. Putin raggela tutti, vuole tutta l'Ucraina. Il mito dei giochi olimpici che fermavano le guerre ha fermato i paraatleti. All'ONU solo 5 paesi appoggiano Mosca, la Russia di Putin condannata da oltre 140 paesi. Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del 4 marzo 2022 di Venti di guerra nel cuore d'Europa. Io sono Roberto Spampinato. Come avete sentito dalla copertina di oggi, il peggio deve ancora arrivare. Nubi sempre più minacciose si addensano sul cielo di Kiev. Putin raggela tutti, vuole tutta l'Ucraina. Dopo il lungo colloquio telefonico con il presidente Macron, Putin è stato chiaro, non si fermerà fino a quando tutta l'Ucraina sarà sotto il controllo russo. E mentre le truppe di Mosca avanzano da sud verso Odessa dopo la caduta di Kherson, l'incontro di ieri a Brest tra le due delegazioni ha strappato ai negoziatori russi solo la concessione della creazione di corridoi umanitari. Per il resto Putin è stato perentorio. Ha detto al presidente francese Macron che il rifiuto di Kiev di accettare le condizioni della Russia significano che appunto che il peggio deve ancora venire. Tensione anche nella piccola Repubblica Moldava che avverte la pressione della regione separatista di Transnistria, dove truppe russe stazionano da anni e l'avanzata che arriva da sud potrebbe interessare anche la piccola Repubblica. Tra le più povere d'Europa. Intanto la lunga colonna di mezzi che procedeva verso Kiev è quasi ferma per la resistenza incontrata, ma anche per problemi logistici, manca la benzina e pezzi di ricambio. E cambiamo argomento, il mito dei giochi olimpici che si fermavano durante le guerre questa volta ha fermato i paraatleti. L'International Paralympic Committee ha deciso di rifiutare l'iscrizione degli atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022. I rappresentanti dei due comitati olimpici, quello russo e bielorusso, quindi non potranno prendere parte all'evento sportivo globale che prenderà proprio oggi il via con la cerimonia inaugurale a Pechino. E appunto a spiegare la decisione del Governing Board è stato proprio il presidente Andrew Pearson, che ha dichiarato: siamo fermamente convinti che sport e politica non debbano mescolarsi. Tuttavia la guerra è ormai arrivata sin dentro questi giochi e molti governi dietro le quinte hanno condizionato lo svolgimento del nostro amato evento sportivo. Nelle ultime 12 ore siamo stati in contatto con un numero enorme di nostri membri, che ringrazio per l'estrema franchezza. Ci hanno detto che se non avessimo riconsiderato la nostra decisione, probabilmente ciò avrebbe avuto pesanti conseguenze sui giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. E numerosi comitati paralimpici nazionali, alcuni dei quali sono stati contattati dai loro governi, insieme a squadre e atleti, hanno appunto minacciato di non competere. E veniamo all'ultimo argomento di questa edizione. All'ONU solo 5 paesi hanno appoggiato Mosca, la Russia di Putin è praticamente condannata da oltre 141 paesi. Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Assemblea ha adottato la risoluzione di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina con 141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti. I paesi che hanno votato contro sono la Russia, ovviamente, e poi c'era la Siria, l'Eritrea, Corea del Nord e Bielorussia. Mentre sono 11 paesi dell'area che si sono astenuti dalla votazione, tra questi due potenze continentali come Cina e India, che pur essendo rivali regionali si sono trovate a condividere la stessa posizione al Palazzo di Vetro. Lo stesso vale per il Pakistan, che della Cina è grande alleato e con l'India invece rapporti pessimi. Nelle ultime settimane Islamabad ha rafforzato i legami con Mosca. La risoluzione adottata condanna l'invasione russa dell'Ucraina e richiede a Mosca di cessare i combattimenti ritirando le sue forze armate dal paese.
Gli stati che hanno votato a favore deplorano appunto nei termini più forti l'aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina e richiedono che la Federazione Russa cessi immediatamente l'uso della forza contro l'Ucraina, procedendo al ritiro immediato, completo e incondizionato di tutte le sue forze militari. E per oggi è tutto per questa edizione del 4 marzo 2022 di Venti di Guerra nel cuore d'Europa. Io sono Roberto Smampinato e non mi resta che augurarvi una buona giornata.